I'm not afraid to die.
Ok, ciao ragazzi, bentornati, come va? Ciao Andrea, benvenuti alla prima puntata della nostra miniserie, come mai fanno forte su Netflix, di appuntamenti in Amazzonia per fare qualcosa un po' di particolare e di diverso. Quindi ci andiamo a configurare il tutto. Come al solito, FlexiMate l'abbiamo caricato, quindi è lì che ci aspetta. Non ho l'aereo ideale per fare questo giro, nel senso che quello che andiamo a simulare in questa giornata sarà, aspetta che ve la prendo, una situazione un po' alla... a, diciamo, Indiana Jones come tipo di avventura. Quindi essenzialmente ci troviamo in aspetta che prendo il documento, viva Brasil, eccolo qua, ci troviamo in Amazzonia. E la storia è la seguente, quindi abbiamo João McNiggan, che è un biologo inglese, che ha ricevuto una missione dalle Nazioni Unite di studiare l'ecosistema acquatico terrestre dell'Amazzonia per salvarlo dalle varie cose. E quindi arriva in Brasile, esattamente a Manaus,
ovviamente non sa come andare avanti per il resto del tragitto e in quel momento incontra noi all'aeroporto di Manaus, scusate la pronuncia portoghese che farà pena, Manaus Eduardo Gomes Airport, si era bravo Ecogolf, e ci trova lì con il nostro Icon A5. Insomma, ci dà una paccata di soldi e noi ci convinciamo a partire per fare questa avventura con lui, no? Quindi volevo più un mezzo così, un caravan sarebbe stato l'ideale, con anfibio, oppure, non so, un 172, anche se 172 anfibio, sì, esiste, a Como ce l'hanno, ma è un po' spompo come aereo, quindi un caravan sarebbe stato l'ideale. Quindi vediamo un po' la missione di oggi, come cosa ci porta a fare. Allora, ci incontriamo a Manaus, quindi io mi aspetto che andiamo a partire esattamente da lì. E il tour è strutturato in modo semplice ma funzionale, nel senso che non ci sono mille note per le varie tratte, ma ci sono le informazioni sufficienti e ci andiamo a condire noi con il resto. Sono tratte abbastanza brevi, quindi se poi il tempo lascia spazio io farei due cose. I primis farei in questa miniserie dei briefing un po' più approfonditi, dato che negli ultimi voli ho un po' corso perché abbiamo fatto un sacco di roba per ogni tratta e quindi su ogni sito che andavo ad utilizzare si correva come dei matti. Invece su questo magari abbiamo un pochettino più di tempo, quindi facciamo un po' più di briefing iniziale e ci godiamo anche un pochettino in la zona, che usiamo questo flight simulator anche per una cosa che è inedita, ossia è la prima volta che veramente possiamo dire che andiamo un po' a esplorare questo nostro pianeta nei vari punti. Quindi questa è una cosa che ci permette di fare. Quindi ovviamente tutti il primo volo abbiamo fatto sopra casa nostra per cercare di identificare la via di casa e il quartiere dove siamo cresciuti, però è anche molto bello andare a buttarsi in zone nuove e varie. Come tipo di volo non comporta molto contatto con gli enti di controllo, anzi in reale, a parte l'uscita dagli aeroporti principali, ma non andremo praticamente mai a chiamare un servizio di informazioni di traffico. Dobbiamo anche tenere conto che siamo in un altro continente, quindi si applicano delle altre regole. Io sono veramente ignorante di come sia l'aviazione nel dettaglio in America Latina. Ho volato negli Stati Uniti, ho volato in America Latina, in Argentina, a Ushuaia, ma come passeggero, ed ero più concentrato a vedere la terra del fuego e la fine del mondo rispetto a capire le differenze di fraseologia tra l'ATC europeo e l'ATC argentino. Quindi detto ciò, comunque in aviazione ci si arrangia sempre, se si sanno le basi in Europa si applicano anche lì e via dicendo. Quindi alla nostra tratta andiamo da Sierra Bravo Eco Golf a Sierra Bravo India Charlie. Ve lo traduco, ma non ho dubbi che lo sappiate fare anche voi, però giusto per fare uno stream in italiano. Qui dove il viaggio inizia, si partirà da Manaus e si arriva in Itako Tiara. McNeagan vuole guardare la geografia della regione, quindi la missione è di seguire il fiume Amazon. Come lo chiamiamo, ragazzi? Lo chiamo in italiano come lo chiamo? Il fiume Amazzone? Amazzonico? Fiume delle Amazzoni? Perché se no, se chiamo Amazon mi viene troppo in mente il sito, e fare un atterraggio per collezionare dei campioni, cioè per pescare qualche pesce essenzialmente. Dopo aver osservato la foresta possiamo procedere a Itako Tiara. Allora, andiamo a vedere un attimino di cosa stiamo parlando, perché finora suonano come belle parole. Lasciamo il nostro fidato alle 15 apro Milano. Il pomeriggio dipende, il pomeriggio sono in balia del lavoro, nel senso che se ho un tempo libero, cioè mi riesco a ricavare una mezz'ora, un'ora, apro, se no no. Quindi non ti so dire, dipende come va la giornata e tutto quanto. Se apro comunque hai la notifica o qui su Twitch o su Telegram se sei nel gruppo, e do sempre questo quarto d'ora di preavviso, quindi c'è tempo di fare le varie cose. Allora, noi stiamo partendo, uso skyvector.com, che è un sito che va benissimo per avere la cartografia di tutto il mondo.
più per l'estero che per, cioè fuori Europa che per l'Europa, perché in Europa non è che sia l'ideale, ma qui andiamo, va benissimo. Si era bravo Eco Golf. Mettiamo si era bravo Eco Golf. Questa qua. Allora, siamo a. Eccolo qua, Manaus, Eduardo Gomez International. Quindi, ragazzi, partiamo con l'icon A5 da Eduardo Gomez International. Vediamo il meter, dove dovreste vederlo, va bene. Abbiamo allora, del 16 alle 21:00 Zulu, quindi 6 minuti fa. Vento 6 nodi da 3,50, variabile 3,20, 0,30, 999 visibilità, scattere da 2000, beh, partiamo subito bene. Few 2005, bene, Thunder Cumulus, scattered a 100, beh, ci interessa poco, 28 gradi, ovviamente giù stiamo arrivando all'estate, quindi cambiamo temperatura e tra l'altro ragazzi usiamo il fuso orario per volare con l'orario anche in live. L'H1006, cioè bassa pressione a dir poco. Quindi partiamo da qua. Allora, facciamo plan. Ok. Il tail, scusate, faccio il mio solito login. Sì, va bene, vai tranquillo. India sera facciamo di Sierra. 110 altitude, va bene. La destinazione. Abbiamo Sierra Bravo India Charlie. Sierra Bravo India Charlie. Ok. Vabbè, direi che la rotta non è niente di che, cosa dite? Andiamo via dritti e questa è abbastanza semplice. Poi andiamo a capire un po' come funziona il tutto. Partiamo da qua, ci seguiamo il Rio delle Amazzoni, quindi facciamo una zoomata fuori per capire dove siamo. Quindi questa è tutta la regione delle Braxt, benvenuto. Tutta la regione delle Amazzoni, quindi questo è il Rio che va a sfociare nell'Atlantico. Se dico qualche boiata, per favore, ditemelo, che mi piace essere corretto quando dico strozzate. E Itako Tikara, quindi qua. Quindi ci seguiamo il fiume. Allora direi di fare poi un atterraggio qua e ci esploriamo un pochettino la zona. E proseguiamo. Abbiamo qualche punto di riporto che possiamo andare a indicare? Ma abbiamo l'ADF qua, che non so se l'icon avrà l'ADF. Adesso vediamo che strumentazione abbiamo a bordo. Non mi ricordo se ho messo la mod del G3X, spero di sì. E ci facciamo la nostra rotta, quindi non dimentichiamoci di vedere il meteo. Allora, vediamo se li mettiamo il Sierra Bravo Eco Golf. Voglio vedere se li metto l'ICAO Eco Golf. Ovviamente. Secondo voi quindi fa qualcosa che non va bene. Vediamo la pioggia. C'è qualche pioggerellina in giro, eh? Di qua più libero, vediamo l'immagine satellitare. Vedere le. Che bello! Allora, questo vuol dire che ci sono delle. Quello che diceva il meteo essenzialmente, no? Che abbiamo delle nubi Thunder Cumulus. Quindi delle nubi che torreggiano e quindi c'è tantissima umidità. Questo mostra l'umidità che è nell'aria. Se fate blu, vedete che vi fa vedere solo le nubi, c'è esattamente quello che vede il satellite come foto. No, quindi questa è una foto delle nubi, non è una ricostruzione, è una fotografia pura. Vedete che qua ci sono anche dove fa le torrette. Però se fate infra plus, vedete la quantità di umidità nell'aria. Quindi andate a capire dove può mettersi veramente male, quindi si potrebbe mettere veramente male, però noi cerchiamo di sbrigarci e andare in questa direzione per arrivare al nostro aeroporto. Quindi meteo briefing l'abbiamo fatto, vediamo un attimino se abbiamo qualche controllore. Allora, il Rio delle Amazzoni sta qui, noi siamo qui, abbiamo un traffico che Charlie 208, questo è un caravan, quindi vedi che questi sono gli aerei giusti da usare in questa zona. Poi per stasera ci facciamo questa prima tratta qua. Frank, bentornato. Ci facciamo questa prima tratta qua e
Muoviamoci perché abbiamo queste nubi che stanno arrivando. Quindi andiamo in Flight Sim. Mettiamoci così. Ok, allora. Si è detto si era bravo Eco Golf. Rivediamo qua. Siamo Sierra Bravo Eco Golf Manaus. Zoom to details. Ok. Allora, queste sono ramp. Andiamoci a prendere la cartina di. Vediamo se ce l'ha nel Brasile. Questo è una. Sì, ma io ho una roba, Frank, che non so perché non è per darmi doti, in realtà è una sfortuna. Io quando apro una postazione, infatti mi prendono per il culo gli altri controllori, che quando apro una postazione ci cioè, arriva una fucilata di traffico per qualche motivo e sì, oggi eravamo veramente pieni. E peccato che poi quando ho dovuto staccare c'erano altri che stavano arrivando e sarebbe stato divertente andare avanti, però avevo altro da fare. Allora, adesso abbiamo il Brasile, Sierra Brava Eco Golf, Eduardo Gomez, ok, perché questo sito Autorouter si focalizza sull'Europa, quindi non abbiamo l'IP brasiliano da questa parte, a vedere se c'è qualcosa qui, Brasile, no, vedete ci sono dei paesi fuori dall'Europa, ma comunque è abbastanza focalizzato su quello, quindi facciamo Manaus. Airport chart e vediamo un attimo. Ah no, giusto su Sky Vector perché fuori Europa funziona sta cosa qua. Non dimentichiamoci, quindi mi pare che si facesse così e si cliccasse. Si apre l'aeroporto, ci dà le informazioni. Abbiamo la EFR chart, non abbiamo l'EFR chart e la VFR chart, non abbiamo la cartina dell'aeroporto. Andate, la cava via la grande, quindi ottimo di praticare. Potresti anche farlo fuori Italia, così non hai la scusa mentale di avere il controllore che sai italiano. In realtà ti aiuta, sembra che ti complica, ma. Vediamo un attimo. Clicchiamo qua. Questo lo conosco, ma. Ok. Viva Internet. Quindi gli hangars sono sulla destra. E al centro abbiamo il terminal. Ok, allora. Quindi noi ci andiamo a posizionare qua. E direi di prendere uno di questi, set as departure, vediamo cosa mi dà. GA small, perfetto, più small di noi non c'è. E ci andiamo a prendere l'icon A5. Livrea. E dobbiamo scegliere una e tenerci quella, ragazzi, eh. Ah, finora abbiamo usato l'aereo rosso. Allora, questo arancione non mi spiace, anche questo azzurrino qua, c'è il supercar. Però ricordiamo che già abbiamo un aereo abbastanza tamarro, quindi non andrei a forzare troppo la mano con una roba di questo tipo. A un elegante, io farei questo qua, abbastanza elegantino, ciano. Questa qui ciano, cosa dite? Ve gusta? Tanto che mi date la risposta perché c'è un po' di delay sulla chat, cominciamo a configurarci. Allora, siamo in due adulti, quindi qui un ultraleggero, partiamo un po' al contrario, cioè partiamo che il peso nostro dei piloti è quello che è. E poi andiamo a vedere col carburante quanto possiamo mettere. C'è ragione anche te. Adesso guardo cosa c'è. Allora, io metterei un bel 83 kg e poi metterei un altro 85 kg.
Che bagagliaio avremo un 14 kg di roba, ok? Allora, vedete che già siamo a 703. E allora devo andare a disegnare. No, aspetta, 685 possiamo fare il decollo. Quanto poco carburante possiamo mettere, ragazzi? Qui diventerà complicato. Qui diventerà complicato volare. No, così è troppo poco. Non posso. No, no, no. Dobbiamo almeno avere 50. No, il ragionamento andava bene, ma almeno il 50% dobbiamo averlo. Allora, bagagliaio glielo facciamo lasciare giù. Mettiamo 3 kg di roba e ci teniamo il minimo indispensabile. Lui, dai, non peserà 85 kg. Porca miseria, peserà 80 kg. E io dai, mi metto a dieta anche io per sta missione. Ok, così abbiamo. Sì, ma left main, cioè se alzo qua va a alzare. Cioè, a fare al 100% sono 75 litri. No, il fuel non lo metto in chili, perché non si misura in chili il carburante dell'aviazione generale a benzina. Si misura in litri. Si misura in chili. Quando usi il Jetta 1, Jetta 1 è contato in chili. Nella realtà si misura in litri. Poi per comodità puoi fare così, vedere quanti chili è. Però io so che un Rotax, diciamo che consuma mediamente 18-20 litri ora. Quindi un volo così io voglio avere, diciamo, 2 ore, 20-40. Sì, sono 2 ore. Questo è il carburante, ma cavoli, devi avere anche le riserve. Cioè, almeno 50 litri devo avere su. Ok, sapete cosa? Nella realtà si fa così, si dice è leggermente sovrappeso, fa niente. Ve lo giuro, non ve l'ho mai detto, ma per una differenza così piccola si fa. Non è che posso mettermi più a dieta di come sono, cioè nel senso prima del volo, quindi vedremo di mangiare leggero. Allora, noi andiamo da Sierra Bravo Eco Golf. Andiamo a Sierra Bravo India Charlie, abbiamo detto. Quindi andiamo di vedere se possiamo usare qualcosa della pianificazione qua. Itacotia. Mi pronunciava Itacoatiara. Itacoatiara. Ok. Filtri, vediamo se c'è qualche punto da usare. Io voglio vedere gli airspace, i navigates e i fix. Perché odio lasciare il campo del coso vuoto. Io voglio metterci. Allora, qui cosa abbiamo ad esempio? Questo qua mi piace perché noi dobbiamo seguire SIGEP. Guarda che bello. Add. Perfetto. È 1 ora e 10, 180 km. Perfetto. Vedete che non sia. Sì, tutti in bagno, ma. Cioè, e guai a chi porta, non so, da mangiare. E ragazzi, però non mi corromperete, anche se mi seguite di brutto come controllore, io resto un pilota e questo mi piace fare. E poi controllare, cioè, non è che sia bravo, eh. Cioè, controllare non ho niente da insegnare, anzi, ho da imparare un sacco. E allora, partiamo da lì. ICEP Navlog, qualcuno sa come si fa a cambiare la quota qua? Cioè, se io cambio qua, metto 2000. Adesso me l'ha cambiata, non me l'ha mai cambiata. Quindi mi ha cambiato le quote qua. Vediamo. Ragazzi, live, che bello. Off, off. Voglio solo i traffici di VAO. E facciamo live, vediamo se me lo carica così. Allora, abbiamo anche tanto di cambiare colore. Livrea, livrea, livrea. Vedete, una roba così, cioè proprio ignorante. Frank, quello che sto al controllo è perché lo so dall'altra parte, ma non perché sto a controllare. E questo qua. Bianco. Dicevate, ma il blu così fa, cioè questo blu qua fa schifo, dai ragazzi, seri. Cioè,
tristissimo. L'aereo depresso non lo voglio volare. Ah, vi dico o grigio o bianco o questo rosso qua. Per ora prendo il grigio. Dimmi un attimo cosa vi piace, tanto. Oi, Ozzy, ciao! Infatti adesso vediamo come diventa il nostro volo. Però noi dobbiamo volare giù basso nel fiume, quindi dovrebbe andarci bene. Dai, Andre, il grigio dovrebbe andare bene, così con le nubi di temporale non si vede neanche. Bianco è un po' noioso. Facciamo grigio? Dai, sto giro grigio, poi se volete, se continuate a votare un altro colore, prossimo giro lo cambiamo. Failures. Enable failures. Armed. Ah, complete failure. No, complete failure. No, dai, ragazzi. No, qui devo trovare. Scattered 2000. Qual è il problema? Che non è overcast. Poi 2000. Io voglio volare sotto 2000. No, lascio off, devo trovare un programmino che mi faccia delle failure un po' possibili qua e là. Qui abbiamo una zona, adesso ce l'andiamo a vedere che cosa c'è in questa zona, intanto. Infatti. Visibilità c'è, ragazzi, mi sono preso un programmino, si chiama Air Force Player Beta. Lo proviamo per la prima volta stasera. Sto per aggiungere il fascino a diretta che gli dovrebbe dare il force feedback sul joystick. Ha tutte le curve e vediamo se riesco a trimmare come nel reale, cosa che con quello che ti riporta sempre al centro non funziona. Quindi io ce l'ho attivato, gli faccio start, si è collegato a Flight Sim e la cosa già bella è che il joystick è completamente morto, esattamente come in reale quando hai questi tipi di aerei. Sì. Qui siamo in orario reale. Vediamo. Andrea, risorsa infinita del canale. Grande, domani me lo studio. Il force, però deve avere un joystick che ha il force feedback. Però finora, anche se io ce l'ho, che ha 15 anni, forse anche di più. Io continuo a dire 15 anni da un po' di anni. E prova la grande. E poi a me usare il joystick Microsoft col Flight Simulator Microsoft, non so, questa coerenza tra software mi è sempre piaciuta. Allora, ready to fly. Finalmente avanti, a me sembra una bellissima giornata. L'aereo. Vabbè, sto zitto, va. Aspetta che sistemiamo. Verifico un attimo che avete le cartine per gli ultimi arrivati. Facciamo un salto un attimo qua che vi faccio vedere il perché l'ho detto all'inizio che eravamo in pochi pochi. Questo è il tour di Ivao Brasil, tour Amazzonia. E abbiamo praticamente il cerchiamo di volare proprio con queste cartine nude e crude che ci dà il giro. Quindi abbiamo preso su questo biologo inglese dal nome molto poco inglese, João McKnigan, quindi sarà mezzo brasiliano, mezzo inglese, che deve analizzare un po' i campioni dell'Amazzonia per fare delle analisi sull'ecosistema. Arriva tutto figo in business class con la TAM a Manaus. E ora però non sa come andare in giro. Noi siamo lì che ci stiamo bevendo una birra a bordo del nostro aereo e ci dice: non è che mi porti tu per fare questo giro una settimana, ti pago tutto, vitto, alloggio, benzina e via dicendo. Noi accettiamo e partiamo, ma le informazioni che abbiamo sono pochissime. Ossia che dobbiamo andare, ad esempio, adesso da Manao a Itacoatiara, vai che l'ho detto giusto, dobbiamo atterrare nel Rio delle Amazzoni, ammarare nel Rio delle Amazzoni, pescare qualche pesce, quindi ci fermiamo un attimo.
Spegniamo il motore, tutto quanto, e vuole vedere un attimino la geografia della regione, quindi se riesco cerchiamo di andare un pochettino in quota. Abbiamo messo un punto di riporto e qui abbiamo delle zone che pare essere autorouter, per questo giro non ci serve a niente, questa è la cartina dell'aeroporto, autorouter non ci serve a niente, cioè, scusa, sì, autorouter, ma questo sì. Allora, noi andiamo qua, qui abbiamo una Sierra Bravo Romeo, vabbè, questa la evitiamo comunque come zona, quindi niente di particolare. Chiudo la finestra e la chiudo anche a voi. E andiamo ad aprirci i VAO e ci colleghiamo. Anche se non penso che avremo mai controllori, ma chi può dirlo? Anche se non penso che avremo mai controllori, lo apriamo perché è un tour IVAO, quindi dobbiamo registrare le rotte. Ora sono curioso di vedere che MTL io posso mettere. L'Icon i5 che cosa sarà? Allora, è un A. No, A sono tutti Airbus. Quasi tutti. Sarà IC qualcosa? Ultralight c'è. ZZ. ULAC, perfetto. ULAC è la sigla ICAO per gli ultralight. Ci farà vedere come un Quicksilver, che è un ultraleggero, molto più leggero del nostro, ma fa niente, l'importante è che siamo collegati. Quindi facciamo connect e siamo connessi. A questo punto ci mettiamo qua. Fermiamo la musica. Eccoci qua, sistemato tutto. A5, ma dici che c'è? MTL. A5. Ce l'ho a 4. A7. No, non ce l'ho. Non ce l'ho in altitude, parlo, eh. Tra l'altro, cioè, ragazzi, almeno gli aerei default di Flight Simulator li devono mettere. Cioè, lasciatemi dire un attimo questa cosa. Andiamo a fare il piano di volo. Siamo il piano di volo, la devo far vedere. Eccoci qua. Ah, ci creiamo un attimino l'aereo, così l'abbiamo fatto e non ci cambia più. Add aircraft. Registration, non le cambiamo. Aircraft type. Vediamo se c'è qui A5. A5. Aspetta, Frank, mi fido, ma non è per non fidarti che mi piace fare le cose. ICAO code. Non è per non fidarmi, anche perché di solito mi verifico sempre le informazioni, è una cosa che faccio sempre. Allora. Light, direi. Equipment. Fa vedere cosa abbiamo su. Ammazza, abbiamo quello in mezzo che sembra un Garmin Aira, per chi li conosce. Abbiamo la radio, sì. Bello, dai, che non ci abbiamo. Bello che non ci abbiamo niente. Cioè, capito il paradosso? Nel reale vuoi tutto, nel simulatore non vuoi niente. Landing system, no, LPV, Loran, DME. DME ce l'abbiamo. ADF no, GPS sì, ce l'abbiamo il GPS, inertia no, questa roba non abbiamo niente, gli LS quello lasciamolo perché veramente i controllori dopo potrebbero diventare scemi a gestirci. Quindi la 833 ce l'abbiamo, l'UHF non l'abbiamo, IBN non l'abbiamo. L'INS direi proprio di no. L'ORAN no. L'FMC no. Landing system col GPS non l'abbiamo. Quindi va bene così. Ok. Transponder è un Modi Sierra with aircraft ID and pressure altitude. Ok.
E abbiamo anche il traffico grazie all'app di Andrea. Quindi abbiamo la DSB in and out. U2. U2, Superband. Remarks. Seaplane. Create, perché magari il controllore non lo sa che abbiamo un seaplane. Allora adesso ce l'andiamo a selezionare, la 5, eccolo qua, le marche sono quelle, il volo è un VFR, versione generale. Partiamo da, si era bravo, Eco Golf. Lo so che li vado a rileggere ogni volta, ragazzi. 22:30, l'ora UTC è sempre quella, vedete che finalmente usiamo il vantaggio, quindi sono le 21:30, mettiamo 21:45. Cruising speed 75 nodi, VFR. La rotta abbiamo detto che sarà aspetta. Qua SIGEP, mettiamo SIGEP, destinazione se era bravo India Charlie, se era bravo India Charlie, un'ora e un quarto, l'alternato, devo chiudere un po' di finestre, questo lo chiudiamo, questo no, l'alternato, dove andiamo? Sera Whisky Papa India. Sera Whisky Papa India. Così, e poi Remarks. Remarks. Amazon IFR Tour Brasil. Ok. L'autonomia è un 2 ore e 30 e siamo in due a bordo. Andiamo al piano di volo, il piano di volo è accettato, quindi a questo punto siamo pronti. C'era modo per tirar fuori il... Dove che era? Questo Travel To? No. Questo Travel To è comodo se fate crashate, dovete ripartire, fate Travel To e vi mettete dove, più o meno dove siete arrivati. L'ATC... Navlog, eccolo qua, quello che cercavo. Ok, allora. Siamo collegati, vediamo se c'è qualche controllore. Negativo. Vediamoci l'aereo un attimo da fuori. Situazione abbastanza... Sto grigio non è che mi faccia impazzire, no? Ci vuole qualcosa di più acceso. Vabbè, oggi lo teniamo così. Allora, come si accende sto aereo? Rialzo il volume del simulator. All electrical equipment off. Ok. Master. Master è qua. On. On. Fuel valve. On. Ok, dove è andata a vedere la fuel valve? Di dietro. Vedete perché uso questa checklist? E secondo me è comodissima. Ah, c'è il paracadute. Ok. Questa checklist è comodissima. Si fa attivando l'eye control e attivando checklist assist. Non gliela faccio fare a lui, eh. Ma faccio evaluation e lui mi sposta la visuale sui vari punti da vedere e me li legge. Vabbè, c'è solo quella cosa lì. Ed è molto comoda. Poi se è già fatta, va avanti. Se invece non è fatta, ve la dovete fare voi, oppure fate autocomplete, però siccome non è realistico. Tipo quando usate il 320 o TBM, robe molto complicate, è molto comoda. Engine Start, vabbè, Engine Start è un Rotax, quindi lo conosco benissimo. Avendoci fatto, non so, 100 ore in reale, quindi il motore lo conosco. Ok, la cartina, fatemi vedere un attimo com'è. Quindi mappa.
Come si fa il zoom in zoom out? Così, perfetto. Main menu, 3D vision, carino, ok. Mappa, flight plan è il nostro piano di volo. Ok. Roger, mappa. Va bene. Quindi adesso faccio zoom. No, zoom così, facciamo zoom così. Andiamo a vedere un attimo come fare. Ok, engine start vuol dire strobe on ed è qua. Strobe, come al solito, non avete capito che io accendo anche il nav. Poi manetta, mezzo pollice, sotto un quarto è meglio. Vabbè, facciamo l'evaluation. Strobe on. Ok. Throttle. Open 1/2 inch. Ignition. Ok. Start. Throttle. Impostiamo a 2000 giri. Il suono è figo, ragazzi. Il suono è da Rotax. Set 2000 RPM. Oil pressure. Monitor. Monitoriamo la pressione, ok. Ti dà una sgasata. Bello il suono, fa vedere voi i livelli. Altino, aspetta che ve lo metto giusto. Così dovrebbe andare bene. No, aspetta, porca Eva. Così va bene come volume? Dovrebbe esserci. Ok, grazie Andre. Engine run up tra poco. Guardate come se la traballa. Noi siamo parcheggiati qua. Vado un attimo a rivedermi il meter velocemente della pista. Se no, vediamo se riesco a prendere Latis. Beh, facciamo così. Vado a prendere un attimo la cartina su Sky Vector, non serve che vi la faccia vedere perché faccio in fretta. Cerco di non usare gli aiuti, quindi 127,65 sarebbe Latis. Allora, stabilizziamo il motore. 127,65, questa è una Trig, questa radio qua, nel reale si chiama così, questo lo mettiamo in standby. Qui il VFR code non è più quello europeo ed è... E perché qua me lo mette, mi prende per il culo. Qua che sono in Brasile mi mette 7000. Allora, 1200 come lo cambio? 1000. Ok, e poi come cambio cosa? Boia, come lo cambio? Enter, ok. 1200. Ok. Questo sarà ident, così trasmettiamo on altitude e così ident. Ok, standby 127,65, quindi qua immagino che faccio 127. A chi clic sono uguali, 65, vediamo se la sentiamo. Gomez Airport Information Alpha 21000 Zulu. Grazie, Ozzy. Wind calm. Visibility, tree in heavy rain. Sky condition, few clouds at 1000 feet, few clouds at L'altimetro 4100 qua. feet, few clouds at 12300 feet. Temperature 26, 2.10. QNH 29.76. Visual runway 29 29 76, ragazzi, in use. Clear bass. VFR aircraft. Say direction Cioè, dov'è flight. l'ago? Io immagino che All sia lì a metà, aircraft vediamo feedback se è on your giusto. instructions. Advise controller on initial contact. You have alpha. No, mica capito io. Gomez 297. Airport Information Alpha 21000 Zulu. Cos'è che ha detto? Wind calm. Visibility, tree in heavy rain.
Sky condition. Few clouds at 1,000 feet. Few clouds at 4,100 feet. Few clouds at 12,300 feet. Temperature 26. Dew point 10. QNH 29.76. 76, ok. Ma dove lo devo puntare il 2976? Lì in alto. E la devo settare lì. Secondo me non è così, però vabbè. Lui vuole che lo setti lì. Va bene. Guardiamo. Non lottiamo contro il sistema. Ciao Seat. Bentornato. Ragazzi, avete portato l'Autan? Perché adesso andiamo nel Rio e ci fermiamo lì. Chissà cosa ci salta addosso. Allora, diamo un joystick un attimo. Scusate che vi do un po' di feedback in diretta. Ah, qui muovo i comandi. Ma finora è come morto, il che ci sta. Forse un po' tantino l'effetto. Vabbè, proviamolo man mano. Il parking brake, così per dire. Allora, hit non ci serve. Accendiamo. No, taxi non mi serve. Sì, funziona la B. 2 ore a trovare il parking brake adesso. Questa cos'è? Le luci. A logica, dove lo metti il parking brake? I pedali? Qualcuno sa dove si toglie il parking brake, ragazzi? C'è nella checklist? Controlling in surface, no, autopilot, brakes, toggle parking brake, control più numtel. Ok, l'ho tolti, ma cosa si muove? Vabbè, mi ricordo il comando, poi ci guardo. Va a pedale sulla destra. No, non lo so. Comunque, control below the left door. Cioè, vuol dire che questa. Vabbè. Grazie. Quello non posso farci niente. Guardate che setting reale da aviazione generale di questi paesi. Ah, quello è il tramonto, ragazzi, non è l'alba. Il suono è bellissimo, l'ho sentito abbastanza il... E finora la cloche è morta, vediamo. Speriamo non sia un bug che sia voluto. Allora, c'ho questi indicatori da automobile davanti che non è che mi facciano impazzire. Quindi io devo andare ad ammarare per la prima volta con questo contro sole, perché stiamo andando verso... No, contro sole dietro. Ok, almeno quello. I suoni sono pazzeschi. Che ore sono qui? Le 17:44.
Sì. Ho capito anche che il tramonto, perché era verso ovest, ovviamente, quindi quello era un indizio abbastanza importante. I magneti ce l'ho sulla chiave, i flap sono lì, il passo variabile non c'è. Abbiamo il water rudder quando andiamo in acqua. Sono curioso di andare in acqua. Poi che belli che sono sti tour vari. Ce n'è per tutti i gusti. Allora, siamo al punto attesa della 2.9. Ok, allora stop, fieno di parcheggio su. A questo punto facciamo il nostro check visuale solito, quindi questo è l'anemometro a 0, l'angolo d'attacco, questo l'abbiamo settato, questo allineato, questa va bene, adesso posso zoomare un po' fuori. Ok. Poi abbiamo il carburante, i giri, la temperatura, vanno bene, l'acqua un po' alta, ci sta. Scendiamo qua, mettiamo questo in altitude che trasmette, vediamo se è attivato, ha attivato anche sui VAU. La radio non c'è nessun controllore, mettiamo i flap, a vedere se li ha spatti. Ok, fammi vedere tutto il flap com'è, quindi ha un'attacca che è così, è già bella aggressiva. Ah, miseria, che flappone. Questo è un progetto veramente non stupido, eh. L'Icon A5, ci hanno speso un sacco di soldi per fare questo aereo qua. E allora, landing light on, l'altro va bene, taxi lasciamo così, bilge, beh tanto non va, però voglio studiarmi che cos'è. Le porte sono chiuse, le ruote sono estese ovviamente perché siamo a terra, ma non diamolo mai per scontato su un idrovolante. E il timone per andare in acqua è a posto. Ok, decollo. Decolliamo, poggiamo verso sinistra perché ricordiamoci che l'acqua è tutta un'opzione di atterraggio per il nostro mezzo. Se c'è qualcuno nuovo, vedete la barrettina del colore di questi sedili quasi. Siamo a 49 di 50 follower, ragazzi. Ma com'è la fatica che fa a partire? Ah, ricordiamo che siamo leggermente sovraccarico, eh? Quindi briefing per i primi. Ma facciamo i primi 700 piedi io con questo mezzo qua. Col cavolo che giro indietro a 600 piedi. Primi 700 piedi vado via dritto. Cerchiamo di andare in quest'acqua qua. Fammi controllare che voi avete la visuale giusta. Sì. Ok. Allora, siamo settati, tutto a posto. Pronti ragazzi, chi ha le cinture le metta. Gli altri devono aspettare l'ultimo follower che manca per darvi le cinture anche a voi. E vediamo in giri motore quanto prende. Massimo è 5.008 in un Rotax. Bocca ne prende pochi, non tira niente così. 5.000 giri sono pochissimi. Cioè vanno bene, ma sono veramente pochi. Ok. Mamma mia. Comincia il rullaggio. 50. Voglio vedere un po' cosa vuole fare lui, eh. Santa, sta in effetto suolo. Sali un po' di velocità. Finora il joystick non va, così per dirne una, perché a me è tutto molle. Comunque adesso lo sistemiamo. Vediamo 70, però andiamo a tirare sui flap subito. No, ma la crociera non mi interessa, basta che abbia la spinta in decollo in realtà. Ok. Cioè non sentivo tutto sto tiro qua. Comunque l'immagine davanti, cioè, dir che bella è poco. Quindi partiamo anche tardi per fare sto giro qua in realtà. Quella è Manao, come si chiama?
Allora, 1500 va bene, lì tiriamo indietro la manetta, si va in crociera a 4,8 con il Rotax. 4,8 e se avete il passo variabile si mette 26 la map. Allora andiamo adesso sul fiume, sul Rio delle Amazzoni, ci vediamo la città. Quindi la landing va off, tiriamo su le ruote, il carrello. So come mi è uscito le ruote e ci livelliamo così a viste. Non abbiamo niente da dire, ovviamente super visuale su questo aereo, eh? Ma che roba, andiamo anche un pochettino più in alto, pazzesca la views. Mappa, si può fare qualcosa, main menu. Fa sembrare il cesnino veloce, ragazzi. Un po' di giri in più, così. Ok. A suoni siamo giusti, mi pare, no? Sto imparando a capire in base a dove arriva la stina del livello. Ok, top speed, massimo continuous power, MCP 5500, questo lo sappiamo, 95, cruise speed 5000, sì, cruise speed 5000, vabbè dai, il fatto che beve un botto 5000. Ok, 2000, possiamo livellare. Cioè, io non ho un vertical speed seri. 54 nodi, ok. Bassissima. Questo è un aereo che insegnano a volare usando quasi esclusivamente l'angolo d'attacco. Perché ovviamente noi ci basiamo sulla velocità, che è una... è per far sì che l'angolo d'attacco sia decente, quindi qua hanno deciso un modello molto più rivoluzionario di basarsi unicamente sull'angolo di attacco. Quindi voi volate nella zona verde, quando siete in circuito tra il verde e il giallo e siete a posto. Qui c'è la città. Però io direi di farcelo un po' più bassini di così. Quindi giù, occhi giri che non vadano fuori. Va bene. Abbiamo poca benzina, abbiamo poche ore di luce. Qualcuno mi guarda l'ora del tramonto qua, per favore? La Sunset Tower in questa zona. Città anche grande. Sono a Sierra Bravo Eco Golf. Eco Golf o India Golf? Sierra Bravo Eco Golf. Sì. Ok, non c'è un po' la costa. Intanto il nostro biologo ricchettone è qua tutto esaltato. Qui il rio è molto grande, eh? Occhio sempre ai giri, eh? Un aereo abbastanza semplice da questo punto di vista, ma
I giri sono importanti. Per il follow selezionare il cuore. C'è proprio la checklist per il follow. C'è il cuore viola. 16.49, no, sono 17.55. Sole c'è ancora. Io posso volare in VFR, quindi legalmente, da 30 minuti prima dell'alba a 30 minuti dopo il tramonto. Quindi noi dobbiamo fare il volo 17.50. Azz. Eh sì, è giusto. Ok, ragazzi. Allora, mi sa che dopo facciamo un po' di VFR notturno. Noi intanto dobbiamo esplorare la zona, fare un ammaraggio. Quindi 17.50, orologi sincronizzati. Abbiamo mezz'ora di tempo. Aspetta che lo faccio partire. Ho mezz'ora di tempo per fare l'ammaraggio, perché ammaraggi in VFR notturno non esistono. Intanto qui abbiamo l'aeroporto di Sierra Bravo. Sapete che non leggo una mazza. Sierra Bravo Mike November. Ulla. Se mi viene un attacco epilettico, chiamate il 118 in diretta. Cioè, questi flash che mettono, devono sistemarla sta roba. Vedi, c'è la pista. Questa è la zona di porto. E qua l'ammaraggio non ci tengo a farlo. Vediamo un attimo e andiamo su di là. Questo è il classico volo del parapendista, vero Andrea? Mamma mia. Sì, lo so, ma mi può far comodo. A me non serve di vederlo in finestra, perché voglio guardare più fuori, voglio seguire il fiume. Anzi, in realtà volevo spegnerlo. C'è modo di spegnerlo? Anziché fare map, faccio 3D vision. Ecco così. Voilà. Di solito questa è la situazione che sono fuori sul balcone, in Italia, sono fuori sul balcone a cenare e senti da lontano il Rotax 525, cos'è? Il due tempi con la marmitta Polini, che comincia ad arrivare facendo zzzz, e va tipo a uno all'ora e ovviamente ti passa sopra casa. E chiamerò le dirette dei docs queste. Ah, se mi trovate musica decente da mettere sotto mentre siamo in crociera, che non siano ste trashate dance che devo mettere per forza e che comunque mi blocca per il copyright, ve ne sono grato. 5000 giri, allora il carburante qua come funziona innanzitutto? Avevamo la fuel valve, ma è soltanto on, non ha una posizione, quindi non è che possiamo fare molto. Musica brasiliana, sì, ma senza copyright. Una bossa potremmo mettere. Una bossa nova. E guardate che colore. Wow. Eh sì, no, lo so, sì, però dopo mi blocca perché io questi video qua li metto anche repliche su YouTube e se metto dei pezzi con copyright mi blocca subito. Il problema è che mi blocca tutto il video, mentre Twitch ti blocca il pezzettino che non gli va giù, YouTube ti blocca tutto il video. E dato che sono dirette da 2 ore, o ieri abbiamo fatto 4 ore, ragazzi, ieri, 4 ore. Quasi. Sì, e poi? Questi francesi devono calmarsi un attimo, quelli di Asobo.
alla crociera è giusta. Stand by, e non c'è neanche l'autopilota. Poi proviamo qua. O se me lo blocca la rifai tu, Andrea, la diretta tutta. Infatti è l'unica bossa che ho mai sentito che fa cagare. Un genere che mi piace un casino. Così dovrebbe andar bene. Poi se non va bene ditemelo. E ragazzi, qua diventa notte e diventa anche nuvolo là. E l'orizzonte ce l'ho. Spingiamo un attimo, anche se il carburante... Sì, la 3D view se si mette male, sì. Però non ho né ILS né niente, capito? Cioè, dai. Flight plan, cosa mi fa fare? Cioè, non c'è mica l'ILS, sto aereo qua. È già il primo volo, siamo... È già avventura, ragazzi. Appena partito ho detto, mi faccio un volo relax. Così. Allora, andiamo giù un po'. Ah, io direi di fare l'ammaraggio adesso. Perché se no... Fa l'ammaraggio che non vedo niente. Quindi accendo tutto ciò che è possibile. Non abbiamo fuel pump. I water rudder li teniamo... Water rudder li teniamo su perché in atterraggio non ci servono, ci possono servire dopo. Questo mi fa delle luci? Sì, ok, almeno gli strumenti ce li ho illuminati. Va bene, dai giù. Ok, quindi prima dell'ammaraggio check, le ruote sono su, i flaps li andiamo a settare, il timone dell'acqua è su, va bene. Dato, devo fare il tocco quando abbiamo il fulmine che arriva. Ah, facciamo un lungo costa. Perché? Perché la costa mi dà aiuto ad avere un riferimento visivo. Ho fatto qualche ammaraggio come passeggero, non sono abilitato a idrovolante io. Però ho volato su un Simax, che è un ultraleggero simile a questo, che è anfibio. Quindi come questo atterri sulla pancia, non ha le barche sotto su qui a terra. Quindi ci mettiamo qua a lungo costa. E poi dopo andiamo a decollare di là, ok. Fa fatica a salire, ma fa anche fatica a scendere, eh. Il muso è giù di brutto. Col fatto che la velocità non va su perché è un cancello. Eccoci qua. Ah, vedete che se io punto in mezzo non capisco niente. Invece se ho gli alberi a fianco è molto meglio. Ora riduciamo. Direi di fare una roba qua. Ok.
Per quanto trim che vuole, ragazzi. Un'attacca di flap, due attacche di flap. Andiamo giù. Le ho accese le tax, ho acceso tutto. Si guarda di lato, quando non vedi niente il livello davanti, io sto guardando a sinistra. Beh, lo vedete, te lo sto guardando. Guardi a sinistra. Non lo conosco ancora bene, quindi tengo 50 nodi. Ok, comincio a capire qualcosa. Adesso motore al minimo. Aspettiamo. Ok. È toccato sui 45. Ah, là. Ok, mettiamo il water radar. Transit giù, ok. Allora, sapete cosa? Nella realtà, se io avessi fatto una roba così, ora quello che direi al mio caro biologo è: caro biologo, mi fa piacere la tua ricerca, ma non ci andiamo ad ammazzare. Esatto. Quindi io mi accamperei qui da qualche parte, che è quello che facciamo. Ci fermiamo un attimo innanzitutto. Aspetta che sta bossa adesso è andata un po' molesta, mi pare, no? Direi che così può andare bene. Allora, direi che siamo qua e spegniamo un attimo, facciamo un discorsino al nostro amico. Perfetto, quindi spegniamo landing così, ok, e facciamo un discorsino, ci facciamo la notte qua e diciamo ripartiamo la mattina, prima cosa all'alba, perché qua è impossibile volare così VFR, quindi ripartiamo la mattina presto, quindi tanto la paga più alta di così, io direi di partire alle... Proprio perché tanto abbiamo dormito da schifo, perché c'erano dei scarafaggi che... Se non riparte più si tira fuori il remo. 5.10 va più che bene. Però, vabbè. Pornografia questa. Wow. Ok, noi abbiamo la nostra lampadina. Eccola qui, la nostra bella lampada. Una biologa adesso qua. Ah, ma abbiamo anche le luci. Ah, ce l'ha le luci. Non vanno, ma ce le ha. Questo è per aprire la cosa. Qui abbiamo i switch. No, non era una... Non era una biologa e a me non piacciono i biologi, quindi... Cioè, magari c'è qualcuno che piace. Resisto dalla tentazione di mettere il parking brake. Ma il battery master è qua. Ok. Ah no, continuo. Accendiamo. Quindi rifacciamo le robe al contrario. Accendiamo le nav e le strobe. Come se ci fosse. Parking brake è un'ancora, esatto. Fai così e la lanci giù. Mettiamo i flaps già su perché non ci ricordiamo. Sono curioso di vedere questo decollo come va. Allora, manetta a un quarto di pollice, guardiamo i giri, quindi, ma non sono... E poi oggi i rotax partono sempre. Stabilizziamo a 2000. Ok.
questo punto la radio va bene, il flaps abbiamo messi, accendiamo tutte le luci possibili. Questo, no, aspetta, lascialo giù che voglio raddrizzare bene prima. Fammi togliere un po' di condensa, non me lo fa usare, dai, cosa gli costava a farci girare un po' l'IT? Anche questi flessimetri, avete fatto 30, cioè fate le porte che si aprono, porca Eva. Alza un sacco il realismo per una scemata. Facciamo i check vari, quindi la quota è giusta. Allora, solito giro, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Dai, i magneti, ragazzi, non la rifaccio, ma la dovremmo rifare. Taxi, eccetera, eccetera, va bene. Ok, possiamo partire, quindi mi devo girare come voglio e poi tiro su i Omnidirectional Runway. Ok, girato così va bene. A questo punto il water radar viene su. In transit mi dice. Vediamo se riusciamo a partire, perché io ho i miei dubbi. Comunque, vai. Tutta manetta. Barre indietro. Finché la velocità non aumenta, così alleggeriamo un po' il muso. Ok, adesso comincio a ridarla. La comincio a ridare, la tengo sempre leggermente a cabrare. Va in planata, fighissimo questo effetto, non me l'aspettavo. Va in planata, ok. Stacca, effetto suolo, facciamo andare sulla velocità. Tiro su i flap in effetto suolo. Facciamo salire. E su. Vai. Ok. Punto. Teniamo un filo indietro la manetta per tenere il massimo 5005. È figo, sì. Provo a spegnere la luce. Ah sì, dai, va bene. Se voi vedete bene, io vedo abbastanza bene. Quelli che scrivono landing is imminent mi fanno troppo ridere. Mi ha cancellato il piano di volo. Noi stiamo andando a Sierra Bravo a India Charlie. Direct to. La Sierra Bravo. India Charlie. Ok. Io le vedo. E riesco a leggere. Sono 1575 nodi. Ok, flaps up, landing up. Spegniamo taxi e land e siamo a posto. Proseguiamo. Fa tutto il tour senza autopilota. Impegnativo. Adesso sono le 5:20 e tra un po' dovremo vedere sorgere il sole. Mila giri. Devo guardare il carburante perché non è che ne abbiamo tanto. Grazie.
Quindi siamo partiti esattamente nel momento legale per volare, perché da mezz'ora prima dell'alba si può volare. Ah, quei nomi lì dovremmo pensarci prima o poi. Il fatto che non ne sto parlando, sto solo procrastinando un problema che prima o poi andrà affrontato. Vediamo di capire com'è la situazione. Il paesaggio, parla da sé. Immaginate fare una roba così in reale, all'alba su un idrovolante sul Rio delle Amazzoni, in Brasile. Cioè, sono viaggi che ti cambiano la vita, una roba del genere. Ok, allora, questa costa qui va giù di là, noi dobbiamo andare un pochettino più dritto, vediamo. Quindi dovremmo lasciare il fiume col biologo. Col biologo brasiliano-inglese, capito? No, dobbiamo seguire il fiume, quindi ragazzi, seguiamo il fiume. Spero che il carburante ci basti. Mila piedi più che sufficiente, va bene. Temperatura è tutto a posto. Il trim me lo segna lì. Ok, bene. C'è un indicatore, finalmente un aereo. Ragazzi, se no, non dire così, sennò io, cioè, se 82, cos'era, 80 kg è un ciccione, io sono un ciccione. Un po' di pancia ce l'ho, però dai, definimi ciccione, 80 kg no. Meno che non sei alto 1,20 m, ovviamente, cioè dipende da quanto sei alto. Sì, però sto biologo non mi sa di, cioè, non è Donald Draper di Mad Men, ecco, mettiamola così. Tutti siamo ciccionissimi, tutti quelli che sono su Flight Simulator. D'altronde, fare il simmer richiede troppe ore che, cioè, o fai il simmer o fai il crossfitter. Ma perché vuole salire sempre? Cioè, non avere l'indicatore di salita è terribile. Lo so che ce l'ho nell'orizzonte artificiale lì, ma non lo voglio mettere. No, comincia a schiarirsi un po' la situazione, eh? Non è male, eh. Oh, è una live un po' lounge, perché non è così breve questo volo come poteva sembrare all'inizio. Vedete che a volte si perde proprio le idee delle dimensioni. Cioè, quando si prende un territorio che non si ha nessuna idea, almeno io non ho nessuna idea,
si perde completamente il riferimento della grandezza della cartina. Cioè, io per dirti, la larghezza della pianura padana te la so dire chiarissimo quando ci guardo da parte a parte. Qui pensavo di fare un voletto breve e cavarmela così, in realtà... Cioè, se andassi diretto adesso, così cominciate a mettere il pigiama, se andassi diretto mi dà 46 minuti di stimato in questo momento per fare questo tratto. Dato che devo seguire il fiume sarà un'oretta. Vediamo se li aggiungiamo. Devo andare a Sigep. E per andare a Sigep... Sono 24 minuti, onesto. E dopo dobbiamo risalire di là. Però ragazzi, qua in mezzo sulla mia cartina c'ho... Che praticamente stiamo passando... Ci sarà un'ose naturale tra 25 minuti. Che è proprio in mezzo. E secondo me ce la becchiamo esattamente nel momento dell'alba. Cioè col sole su. Quindi... Cioè, va, che paesaggio. Questo aereo, devo riconoscere che queste finestre sono super belle. Cioè, va, che roba. Ah, l'altra cosa bella è che questi aerei vanno a benzina verde. Quindi se sono in canne, che non ho carburante, io ammaro qua al paesino che c'è qua sotto e vado a far benzina. Non devo avere avio che trovo solo in aeroporto e via dicendo. Sono atterrato una volta nel Gargano, vicino a Vieste. C'è una aviosuperficie vicino al paese di Padre Pio. Sì, è vero. E questo paesino qui, questa aviosuperficie, praticamente siamo arrivati e... Cioè, l'aereo portolano andava che c'era benzina, poi siamo arrivati e non c'era. E alcuni di noi non avevano l'autonomia per arrivare su fino a Fano. Quindi siamo andati in strada, abbiamo comprato le taniche, e siamo andati a fare benzina al benzinaio. Siamo tornati indietro, abbiamo fatto benzina. Conta che era un ride che abbiamo fatto 2-3 anni fa, abbiamo fatto il Giro d'Italia. Ed eravamo in... a tipo 10-15 aerei, quindi fare il pieno a 10-15 aerei che portano mediamente 80-90 litri l'uno, cioè mi ha fatti di viaggi con quelle Tanek, tant'è che dopo è arrivato il benzinaio e ci portava avanti lui indietro con una Citroen, quella che ha il portellone dietro che si apre, così vecchia, super ricordi. Però insomma, avere benzina verde è un gran vantaggio. Il DA40, R4, bravo. Il DA40 si chiama, se vuoi il codice giusto, però giusto per tua info, non per correggerti. Sì, i Diamond nascono da Lianti come concetto di aereo. Loro sono austriaci e nascono da lì. E è un'ottima casa. Fa tutti gli aerei in vetroresina. Io e il club dove sono iscritto abbiamo un Katana, che è un DA20 o DV20, c'è tutti e due i nomi, ed è il DA40 biposto. Ed è molto bello come motorizzato Rotax, anche lui è molto piacevole. L'unica cosa è leggermente scarico di carico alare, quindi qui in Olanda che c'è molto vento, quando c'è vento forte quello lo sente parecchio. Però è bello sui comandi, cioè il joystick centrale ha un'ottima resa. Adesso è uscito il DA50, che vuole fare concorrenza al Cirrus, molto bello, con carrello retrattile, motore finalmente da terzo millennio, non della preistoria come tutti gli altri, quindi ha un motore FADEC full autonomous drive engine centraline, qualcosa del genere, perché qua non mi c'entra l'aereo. Ok, e
quindi hai come la macchina, esattamente lo accendi e acceleri senza star lì a pensare, cioè sulle macchine non è che hai tutta sta roba qua da guardare, e già questo ne ha poca. L'unica cosa che non ho capito è perché non le abbiano messo il paracadute, che ovviamente è un argomento di vendita pazzesco della Cirrus, e giustamente, perché su un monomotore pistoni, se fai un mega tratto di mare o voli di notte, avere il paracadute è... a me tranquillizza molto. Cioè, l'altra volta mi ha fatto il ritorno da Germania col Cirrus di notte. Cioè, se ti pianta il motore e non hai il paracadute, cosa fai? Cioè, o vai in aeroporto, ma se non arrivi in aeroporto non è che riesci a vedere un campo o niente del genere. Questo qua continua a salire, adesso io lo butto giù. E basta, perché non se ne può più. La 5 ce l'ha, certo. Come quasi tutte, anzi, diciamo tutte, quello lì, parachute. Come quasi tutti gli ultraleggeri... moderne, ma che è una grandissima cosa. Non so perché la Diamond non l'ha messo. Andiamo giù, acceleriamo un attimo. Con i 100 nodi, cioè 180 all'ora. Dietro la manetta. Ok, facciamo una discesa regolare. Facciamo una discesa regolare col trim. Allora, qui devo mettere il 3D perché senza un minimo. Ma non ce l'ho neanche lì. Ottimo. Non ho il. Basta. Sì, tutti gli ultraleggeri ce l'hanno, ho volato anch'io sul virus. Ti ricordi se hai volato l'SW o quello normale? L'SW sta per short wing e fa paura quell'aereo lì. Se no c'è il virus normale, ho volato sul virus normale. Che ha il diruttore degli alianti, ha la leva qua in mezzo che tiri giù, perché l'ala è troppo efficiente. E quindi in atterraggio, cioè senza diruttori, se sbagli la quota, sei troppo alto, non lo metti giù più. Quindi atterri essenzialmente col motore al minimo e fai come un aliante, anziché usare la manetta per determinare la quota, usi il diruttore, stesso identico modo. La Pipister fa il Sinus o Sinus, non mi ricordo come si chiama, che è un moto aliante puro, ha le ali di un aliante che si chiama Discus della Shempirt, bellissimo aliante, con cui ho fatto la mia insegna di 300 km a Rieti, e lo vedi perché i Shempirt hanno quest'ala che è proprio a dietro, nel senso che fa tutti gli scatti come gli aerei, come gli uccelli, scusa. E quindi il virus gli ha preso l'ala e gli ha montato su la fusoliera, poi hanno fatto il virus e poi hanno fatto il virus short wing che ha l'ala ridotta ed è velocissimo quell'aereo, cioè non come VL3 o altri che ci sono adesso, però comunque super veloce. E poi adesso hanno fatto anche gli Alpha Trainer. Ciao Tiru, ciao come vi sei chiamato? Rubo o Centesimi? È fatto esattamente per sembrare il cruscotto di una macchina, è volutamente fatto così per dare una... Questo è l'aereo per i piloti che nuovi, cioè gente che arriva non dall'aviazione, quindi fanno bene, perché comunque è Bruno. Come faccio a ricordarmi Bruno? Deve essere una parte del nick, se no non vale. Ci provo però, Bruno va bene. Allora si scrive Bruno i Centesimi. E... Tirugo, ok, va bene. Sì, Andrea, hanno fatto la versione elettrica, si chiama Alpha Trainer Elettrico, una roba del genere.
bella idea per le scuole, perché le scuole fanno i circuiti, tu hai due pacchi di batterie, tanto le batterie fanno a blocco davanti nel, dove c'era il vano motore, diciamo, di un aereo a pistoni. Velis, ok, giusto. Perché c'è anche l'Alpha Trainer elettrico, il Velis è quello certificato. E una figata, perché c'è tutto lì, le batterie, metti le altre che hai caricato. Esatto. E è super. L'unica cosa che ho il dubbio, però mi hanno detto che l'hanno fatto sapendo di sta cosa qua, è che tipo se tu fai autoscuola con la Tesla, no? Cioè, se tu stai imparando a volare o stai imparando a guidare la macchina, si impara a guidare la macchina con la Tesla, quindi che quando togli l'acceleratore frena di brutto, che è elettrica, che non ha marce, eccetera, eccetera, sì, è ottimo per fare la scuola, spendi meno perché non paghi la benzina e robe varie, però dopo impara ad usare una macchina molto, molto speciale, molto particolare. Quindi, come... risultato cos'hai secondo me? Il problema è che dopo sai guidare la Tesla o sai pilotare l'aereo elettrico, ma non sai pilotare un aereo col passo variabile, con i magneti, con la gestione del motore, le temperature e tutta questa cosa qua, anche la reattività, perché comunque un motore elettrico ti dà la potenza tutta quella che vuoi a qualsiasi giro, e il motore a pistoni no, cioè se qua sbaglio il passo e metto 3000 giri no, cioè sì, no, non tira. Quindi un po' c'ho sto dubbio qua, però hanno detto che viene usato per le fasi iniziali del training, quindi quando devi capire, devi ambientarti a essere in un ambiente 3D e non 2D, e poi l'ultimo pezzo lo fai sull'aereo a pistone, quindi così potrebbe avere senso. E viva sta cosa, però è l'unica considerazione che ho di quei progetti lì. E l'altra cosa è che gli aerei in realtà sono dei tipi di motore che vedi, io tengo la potenza 5000 giri, vuol dire 75% a spanne, perché cambia dall'altezza che voli, cambia da tanti parametri, ma diciamo a spanne 5000 giri 75% consuma 20 litri ora, ma è una potenza continua che tu stai chiedendo al motore. Ah, di solito un motore a combustione ha un vantaggio enorme tra peso e potenza generato dalla benzina rispetto alla batteria, soprattutto in situazioni in cui la tua potenza è richiesta sempre. Mentre una macchina che sei fermo nel traffico, la macchina elettrica ha un sacco senso, e quindi, capito, posso vedere un po' meno l'applicabilità così. Macchina si pare manuale, le migliori sono manuali, sì, posso essere d'accordo, però a volte non serve la macchina migliore ma quella più comoda, allora l'automatica è la più comoda. Tutte le altre sì, sono auto belle e semplici, ma le manuali sono auto esperienza, assolutamente d'accordo. Poi soprattutto se hai la fortuna di averne una che ha il cambio tutto in alluminio, con una pallettina in alluminio che fa cic ogni volta che cambi, lì sei una persona fortunatissima. Fatto un giro su un 360 Modena di un conoscente manuale, che sono abbastanza rare. Ora. Poi intanto il nostro sole è sorto, la benzina continua a scendere, ma non in modo catastrofico. Io voglio scendere, ma guardate, c'è il trim, lo vedete qua? C'ho quasi tutto giù. Non è che sto sbagliando qualcosa, no? No. Questo aereo è proprio stato fatto per attirare nel mondo dell'aviazione tutto un sacco di gente che dice ma io non... Vabbè, anche sì. Tutta gente che ha soldi, perché costa 300.000 euro questo aereo qua, non è che lo regalano. Però non ha mai... Quelli che, capito, c'hanno gli yacht con la moto d'acqua e robe varie, non hanno mai pensato a un gioco d'aviazione. L'hanno fatto super bello, è in carbonio, ha un sacco di funzioni belle, è semplice da gestire, si piegano le ali, lo metti sul tuo carrello dietro, te lo porti in garage tutto da solo in tempi relativamente brevi. Aspetta che guardo un attimo, facciamoci così questa zona qua dei fiordini al pelo così.
fiordi, nel senso, voglio dire, pozze. Però il problema cos'è stato? Che hanno avuto un bel po' di incidenti mortali, che la gente dopo lo prende e pensa che sia come la moto d'acqua. Sai, sulla moto d'acqua fai lo scemo finché vuoi, no? Però non è che... cioè, ti puoi ammazzare anche lì, però è un po' più difficile. Questo è un aereo. Ci sono dei video di incidenti con la 5 che dici, ma cosa sta facendo? Cioè, completamente fuori di test. E così, insomma, quindi hai quel problema lì. Adesso hanno un po' cambiato il marketing, però il design fatto a macchina è proprio per attirare gente che non è dal mondo dell'aviazione. Oggi abbiamo scelto una livrea grigia con dei tocchi di ciano. No, non è ciano, verde qualche tipo. Ma devo dire che dai, non è così male. Cioè, la forma è bella, la forma è molto, a me piace molto. Ah, voglio andare a vedere questa riserva qua. Il trim, ragazzi, è tutto giù. Non c'è una mod per la 5 che sistema qualcosina? Abbiamo fatto la notte. Abbiamo fatto la notte fuori rubo. Siamo stati. Perché siamo partiti all'ora reale. Adesso in Brasile sono le 6:30. Peccato che ci siamo arrivati che il sole è tramontato al decollo e stava diventando troppo buio per fare questo tipo di volo, quindi abbiamo deciso di passare la notte dove eravamo arrivati e siamo ripartiti all'alba. E adesso qua sono le 5:40 del mattino, quindi è bello presto. Vorrei dire di fare un altro ammaraggio, dai, voglio vedere un attimo, lo voglio rifare qua per fargli prendere altri campioni a sto biologo benedetto. Quindi prendiamo la landing. Non c'è niente da fare, essenzialmente i carrelli sono su e il water rudder è su, quindi andiamo giù. C'è talmente resistenza all'aria che puoi fare anche delle... cioè, guardate l'assetto com'è, cioè è super col muso giù. Però di contenuti così su Twitch non ce n'è tanti, fatti seri, cioè di solito chi fa così fa cazzeggio. Quindi lasciatemi dire che siamo un po' orgogliosi di fare sta community che faccia reazione generale piacevole, ma che non sia andiamoci a scantare sulla Torre Eiffel. Quindi se c'è qualcuno che sta guardando ed è nuovo, siamo a 49 di 50 follow, ragazzi, per favore una mano a far crescere il canale. Apprezzata, ok, 50, mettiamo un po' di motore. Adesso voglio scendere che ci vedo, perché prima non ci vedevo niente. L'arco verde finisce a 45, quindi io direi che 50 è la sua velocità. Proviamo a fare un avvicinamento così. Tanto per i nuovi, sotto abbiamo un po' di bossa nova brasiliana, dato che siamo in pieno Brasile. Ci sembrava giusto mettere della bossa. Abbiamo cercato peggio bossa esistente ed è uscita questa. Ok, andiamo giù. Ok, adesso l'acqua, riesco abbastanza a capire il livello. Tolgo il motore, voglio sentire se fa lo stallo prima di toccare e anche capire l'altezza dall'acqua. Ok, eccola lì, troppo alto l'ho fatto. Ero troppo alto. Devo capire l'altezza rispetto all'acqua.
Aspetta. Flaps a 15. Refamo. Su. 60. Full flap. Via motore. Che bella è che in acqua vai giù dove vuoi. Questa cosa è... cioè, per un pilota è assurda. Oh, è in pieno riflesso il sole. Wow. Usiamo il riflesso come... che ci aiuta a vedere meglio l'acqua. Ora al minimo. Andiamo più bassi. 50 nodi, teniamolo lì. Teniamolo lì, più basso. Ok, no. Ok, così va bene. Ok. Ok, comincio a capire. Davanti lì c'è un'isola, quindi vediamo se riesco a girare con la velocità. Ok, sul flap. Ok, c'ho acqua davanti così. Va bene. Vai, 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 vai. Di onde sul muso. Ok, sali, effetto suolo, via il flap, salita. Stand by. No, abbiamo ancora 20 minuti di bossa. Sono più preoccupato adesso però della benzina che della boss. Allora siamo su, la landing light viene su, il timone d'acqua era già su. Tiriamo indietro la manetta, 5000 giri, via così. Devo stare sotto i 1000 piedi. Allora adesso che passiamo vicino al SIGEP, andiamo di qua e andiamo dritti verso questa riserva che abbiamo qui davanti che voglio vedere. E poi dopo la riserva andiamo verso l'aeroporto. Cioè, 20, cos'è? Galloni. Gallons. Ok, quindi abbiamo 7. 7 per 4, 28. Abbiamo 25 litri. Bestia, siamo tirati. Devo andare un po' piano. Tanto è veloce sto aereo. Ciao il Pada, benvenuto sul nostro icon nell'Amazzone, sul rio delle Amazzoni. Prima tappa del tour. Guardate come vuol salire, adesso metto giù il trim tutta un'altra volta e lo teniamo lì così. Ok, scendiamo. Va bene. E il sole adesso comincia ad essere fastidioso, eh? Ma perché? Cioè, perché vuol salire così tanto? Ok. Mamma mia, proprio dritto, dritto, dritto in faccia. Sono un po' scatto, aspetta. Salto.
Non so, a volte secondo me Fezzimetto gli dà troppa roba a Twitch, perché io lo vedo sempre giusto Fezzime. Ok. Giriamo di là. Mi scherzi. Bene, sai cosa? Non tocchiamo che è meglio. Facciamo così. Faccio così, mi vedi giusto? Oh, fa sempre scatti. Che posti, ragazzi. La riserva è di là. Vediamo com'è. Andare di qui. Così, ok. Dove siamo? Questa zona qua, questa isola in mezzo, me la segna come riserva naturale, quindi andiamo a vedere quella. Cioè, qua i piranha proprio sguazzano, eh. Cinquanta, va bene. È un buon orario. Attenti che non ci siano cavi della corrente o robe del genere. E questa quota è possibilissimo, se probabile. Questo è un volo che probabilmente davvero è più bello vedere che fare, perché cioè, è super rilassante. Vedete come non c'è nessun riferimento dell'altezza che si ha dall'acqua? Cioè, se non è increspata un po', è veramente difficile senza un po' di terra vicino.
Cioè, io adesso, ma proprio di minimo, riesco a capire l'altezza dell'acqua. Ecco, adesso la vedo. Col riflesso del sole mi aiuta, lo sicuro. Ah, questa è la riserva. Acceleriamo ma il giusto perché benzina non è che ne abbiamo da buttare via. Acceleriamo un po'. Sapete perché negli altri aerei, quando abbiamo indicato i giri, di solito vediamo indicato 2000-2005 per il motore, invece qua abbiamo indicato 5005 adesso, e lo metto in crociera 5000. Qual è la differenza? Esatto. Praticamente di solito, anzi, in aviazione generale viene sempre indicato il giri dell'elica. Nel mondo ultraleggeri hanno installato i Rotax che hanno un riduttore, ossia praticamente fanno girare il motore a questi giri, quindi questi sono i giri del motore, che arriva al massimo a 5008 e di solito sta in crociera a 5000, 4008, dipende quanta potenza avete bisogno, e poi c'è un cambio davanti, un riduttore che riduce i giri dall'albero motore per fare i giri delle eliche, perché le eliche girano sempre tra i 2000-2500 giri fisso. Qui hanno messo l'indicatore dei giri motore, perché in aviazione generale i soliti motori storici hanno l'elica attaccata direttamente all'albero motore, quindi i giri motore coincidono con i giri dell'elica. Poi è arrivata Rotax che si è inventato questo motore che quindi non ha bisogno, quindi quei motori, gli altri, avevano delle cubature gigantesche, hanno delle cubature gigantesche, i Lycoming, i Continental e via dicendo, perché devono sviluppare la potenza a bassi giri. Essenzialmente devono sviluppare il massimo tiro a 2500 giri, quindi motore benzina, quindi deve essere una cilindrata enorme. Rotax ha detto: io faccio un motore più piccolo, difatti sono più o meno 1200 di cilindrata, 4 cilindri, 4 tempi. Si chiama Rotax 912 ed è il motore che ha rivoluzionato l'aviazione ultraleggera e anche primi livelli della leggera. E perché? Perché essenzialmente cosa hanno fatto? Hanno messo il motore che gira a giri più umani e normali per un motore benzina, quindi 5005-5008, però risolvendo il fatto che l'elica non può girare a 5500 giri, perché già un'elica che gira a 2500 giri, 2700 giri, la punta all'estremità dell'elica, per il fatto che è lontana dal perno, sappiate che è quasi alla velocità del suono, quindi non può andare di più di quanto fa, perché se va di più la mia conoscenza si ferma lì, però so che crea dei problemi perché va troppo veloce. Quindi l'aria cambia il funzionamento sulle superfici, eccetera, eccetera, e romperebbe il muro del suono, quindi farebbe, cioè, insomma, non va bene. E per questo motivo hanno messo il riduttore. È stata una grandissima idea perché alla fine usi motori più piccoli che pesano meno, che girano meglio e non devi fare tutta sta mega cilindrata che consuma benzina, perché cosa?
Quindi l'indicatore qua indica i giri motore e con la versione generale l'elica. Ora, qual è il problema che si pone? Il problema si pone quando tu vai a certificare un Tecnam P92 Eaglet. Allora, il Tecnam P92 Eaglet certificato si chiama P92 Juliet con la J, che è coppia, papale, c'è forse qualche accorgimento, non so, lo spessore della paratia antifiamma, una roba di questo tipo, che lo rende certificato, ok? Quindi l'hanno fatto certificare, quindi quel modello è certificato, però ovviamente monta sempre il Rotax, ok? Il Rotax gira sempre a questi giri, non gli frega niente che sia certificato o non certificato, non è che cambia a girare in base ai giri che ha. Quindi su quegli aerei lì loro hanno fatto un aggiornamento che io posso anche condividere, proprio può spiazzare qualcuno. Ossia, hanno fatto l'aggiornamento che un pilota che ha il PPL vola in aviazione generale, lui è abituato a leggere i giri dell'elica. Quindi, cioè, è abituato a leggere 2000-2500 giri, che sono indicati come giri, ok? Ora, se li mettiamo 4000-5000, questo non capisce niente, cioè non è abituato a leggere questi numeri. Allora cosa sono inventati? Che i 2005 così non indicano i giri motore, ma indicano i giri dell'elica, ok? Arriviamo anche lì. Arriva quella storia, non so se la posso raccontare, Bianco. Non indicano i giri delle, non indicano i giri motori, ma indicano i giri dell'elica, ok? Questo però uno che vuole in ultraleggero lo spiazza di brutto, perché lui è abituato a leggere i giri motore, quindi ti trovi a leggere 2000-2500 giri. Quindi io capisco la logica di mettere l'indicatore per uno che vuole la versione generale, sempre abituato a leggere 2000-2005, e gli si dice guarda, non sono i giri in motore, sono i giri elica, che lui sul Cessna è la stessa roba, perché l'elica è attaccata direttamente al motore, quindi non gli cambia nulla. Però nel caso del Rotax c'è questa particolarità, quindi se questo aereo qui fosse certificato, qua non vedremo i giri motore, ma vedremo i giri elica, anche se il motore fa sempre questi giri qua dietro. E poi c'è il G70 che fa i giri elica come i giri motore di questo qua e non spinge lo stesso. Il G70, se volete c'è un affare. Ma sai che non riescono a pensarla come cosa. No, ovviamente c'è da dire una cosa. I giri elica e i giri motore, nel Rotax c'è il riduttore. Ovviamente c'è una corrispondenza tra i due, cioè tu basta che te la impari. Quindi più o meno a 2200 giri elica sei a 5000 giri motore, e a 2100 giri elica sei a 4800 e a 2000 sei a 4600, più o meno spanne. Questi sono dei parametri che ho in testa. La fase di riduzione che è sempre quello, non è un variatore, quindi è un riduttore fisso. Tra l'altro ha un altro grosso vantaggio, che ha una frizione, quindi se voi prendete un colpo all'elica perché atterrate, picchiate il muso, in quel caso il colpo se lo assorbe il riduttore perché ha questa frizione. Invece se prendete un colpo del genere con un motore tipo un line coming, è un bel casino, perché a quel punto dovete sbancalare il motore, perché la botta se l'è presa lui. E Coniglio, com'è andata il tuo volo IFR? È finito? Dove sei arrivato? Ma stai facendo l'IFR Tour italiano? Bello a Iaccio, c'erano controllori, immagino. Ci sono sempre controllori a Iaccio. Non so perché, ma è sempre sempre pieno. Ok. Oh, se qualcuno poi... Genova Bari, bello.
Col 320. Anzi, 23 primi siamo arrivati. Ormai. Domani, sei un attimo, fammi un fischio su Discord che proviamo lo shared cockpit. Voglio vedere se funziona. Secondo me è una figata su un volo IFR col TBM o la 320. Cioè, c'è da divertirsi parecchio. Dato, ho visto che nella mod del 320 l'hanno incluso proprio come ufficiale. E quindi dovrebbe proprio girare bene. Secondo me è fighissimo. E ti dicevo prima, se facciamo tipo lo skill tour, che è bello, con tutte le piste un po' difficili in Europa, in IFR. Questa è una giornata dello shared, Andre, o del 320? Ok, dopo me lo vado a peccare. Fare un volo in shared su IF, cioè su un aereo così non ha senso. Cioè, c'ho già il biologo su, quindi ragazzi, anche volendo, questo ciccione, come abbiamo definito prima, non lo possiamo caricare. E poi questo è più bello fare con aerei di... con aerei divisi, no? Cioè, venite a fare le tratte, ragazzi, facciamolo assieme sto tour. Tanto questo tour si possono fare anche più tratte nello stesso giorno, quindi se vi fate questa tipo domani, domani sera facciamo l'evento di Catania. E... però facciamo dei voli assieme, questi sono i voli giusti da fare con più aerei. Gli FR ci vuole già un po' più, cioè avete visto ieri l'evento com'era. Sono gli aerei su cui si può usare. Beh, mi interessa TBM e mi interessa 320 perché voglio che qualcuno mi insegni a usarlo. Quindi, oppure, non so. Beh, vanno benone. Anche se c'ho la mod su quell'aereo, c'è tipo il TBM o la mod. Va bene. O devo averla originale? Guardate ragazzi che mi sono promesso di fare una cosa per Phil, arrivo subito. Stand by. Ok, sì, ha senso. Dato che non so, cioè so che Phil poi si va a rivedere la replica, perché adesso sta lavorando, ma so che viene a vedersela. Ho promesso che bevevo dal suo boccione dei fiori preferito, una cosa altamente da Top Gun. Questa, Phil, è per te. Stavo facendo... Aspetta, because the mod modifies some of the default aircraft... No, questo ha cambiato... Oh, yeah.
Se rilevo non riesco a volare IFR come si deve. Se devo levarle, no. Però ho visto su quelli dell'A320 che loro lo facevano compatibile. Allora, Sierra Bravo India Charlie, siamo arrivati. Andiamoci a prendere le cartine di Sierra Bravo India Charlie. Era bravo India Charlie. Sì, l'unica è provarla. La sera bravo India Charlie. Vediamo un attimo. Ce l'ha un ATIS negativo. Allora, aspettate che vado a vedere. Sera bravo India Charlie, la pista 3-2 e la pista 1-4. Il vento è inesistente, quindi direi di atterrare dalla 3-2. Che va più che bene. Ricominciamo a scendere. Sì, tanto o con la Don Manager oppure con il togliendo dalla community, la cosa bellissima è che metti dentro la cartella, non va, la togli, non hai danneggiato niente. Allora la pista, ci atterriamo per la 3-2, 1520 metri di pista. Ok. Itacottiara, ragazzi, siamo arrivati a Itacottiara con ancora un po' di carburante. Non male. Poi alla fine è uscito un signor volo, eh? Tanto di tappa notturna. Pensavo fosse un voletto questo. Allora, cominciamo fin da ora a tirare giù le ruote, perché non sarei il primo che mette un idrovolante a terra senza le ruote. Però è meglio metterlo a terra senza le ruote che in acqua con, eh? Perché a terra senza le ruote strisci. In acqua con ti cappotti subito. Ah, l'aeroporto è lì da qualche parte. A che quota è l'aeroporto? È a 142 piedi, quindi ci voglio arrivare a, diciamo, 1000 piedi. Quindi facciamo una verticale campo, lo vediamo com'è. Poi ci atterriamo. Non mi dire che non c'è l'aeroporto in Flight Simulator. Questo potrebbe essere un problema. C'è. Sembra esserci. Però io non lo vedo. Qualcuno sa perché continua a caricarmi in basso a destra la rotellina di Flight Simulator che continua a girare? Cos'è che sta caricando esattamente?
Dice che l'aeroporto è qua sotto. C'è questa striscia nelle piante. Hai visto la luce? Eccolo qua. Carino. Adoro questi aeroporti così. Ok, manica vento da qualche parte c'è. Eccola là. È calma, quindi va benissimo atterrare da 3-1. Bene. Ah, andiamo a girare. Allora, gear down. Landing on, radar, water radar su. Ok, ridurre la velocità. Ok, mettiamo la prima attacca di flap. Sentire un po' come si comporta l'aereo, che sto imparando a conoscerlo. Questa davanti a noi è la città di Yatakotiara, dove passiamo la notte e il giorno di domani, perché domani c'è una scappata a Catania. Bianconiglio, tu la fai l'evento di domani con l'Etna che erutta e quindi arrivi a FR un po' particolare? Ok, vista in sight, seconda attacca di flap. Dai che domani facciamo il share cockpit, vieni sul TBM. Domani sarà un macello, lo so già. Devo capire dove partire per andare a Catania. Comunque adesso atterriamo, eh. Le ruote sono giù, eh. Il flap è giù. Il pump non c'è. Carino sto avvicinamento. Un po' velocino. Non fulmina, non siamo contenti. Teniamolo lì finché c'ha voglia di volare. Ok. Teniamolo lì, non smettiamo di volare come... là là, come vi dico sempre. Sti fulmini, ragazzi, sullo schermo ti ammazzano. Atterrati, i flaps vengono su. Andiamo fino al parcheggio. Yatakotiara, eccoci. Vai. Ok.
Ok. Parking brake. Ora al minimo. Tiriamo la chiave. Motore spento. A sto punto spegniamo landing. Luci. Transponder va in off. Radio va in off. E master off. Sì, appunto, cioè che gesti stava facendo. Sim che è un po' al limite, ragazzi, stasera, non so come mai. Tipo adesso. Vabbè, noi siamo arrivati. Siamo arrivati. Non abbiamo avuto problemi. Ora la bossa direi che possiamo anche, darle un po' di tregua. Intanto teniamo un attimo collegato i VAO per fare il report. Voglio vedere un attimo il. Chiudiamo le cartine del volo, eccole qua. Ok, webby. Vedere. Beh, questa è stata la tratta che abbiamo fatto. Non è male, eh? Siamo fatti un landing qua, un basso qua, un landing qua, un basso qua, un landing qua, ancora bassi, e poi siamo arrivati. In prima tappa, in pieno Brasile, aveva aperto il controllore qua. Non è male, guardate qua che traffico che c'è, cioè in Sud America c'è un sacco di traffico, guarda che roba. Guarda qua. È vero che zoomato fuori WebEye sembra sempre pieno, poi zoomi, non è niente di che, però insomma non è poca roba questa. Lato Bianconiglio, devi vedere la. Oggi pomeriggio ho aperto un'ora Malpensa. L'ho preso tranquillo, ho detto oggi no. Dopo è successo il finimondo. Cos'è sta nube esattamente ad angolo retto? Ci credo proprio. Probabile che ci sia una nuvola così precisa. Allora, cosa abbiamo fatto ora? Il report. Vediamo come funziona. Tool reporting. La calamita. Esatto. Ma follia, cioè, ne avevo 7-8 decolli in contemporanea. Più Frank, che adesso non so se è ancora in live, mi sa che è andato. Che faceva i circuiti con l'ANE. Che mi dice, guarda che circuiti a Malpensa non si fanno, e faccio, lo so, ma non c'era nessuno. Ho detto, gli faccio fare. Allora, no, non è Italia, siamo in Brasile, meglio. Brasile. Allora, questo qua è l'Amazzonia 20. Questo è il nostro tour. Questa immagine mi piace, aspetta che me la salvo, perché qualche immagine così la voglio mettere. Save. Leg list. Allora, noi siamo fatti la prima di 94 miglia. La prossima è 105, alla faccia della mezz'ora. Sì, ma con che aereo? Cioè, noi ci mettiamo. Ma poi di più di 100. Era più di 94 miglia sto volo. Molto di più. Sono un po' preoccupato da quella da 159, ragazzi. Quella da 159 deve far benzina a qualche parte, davvero. 159 e 141 sono belle lunghe per quest'aereo. Vabbè, le faremo. Magari andiamo un pochettino più in alto e sfruttiamo qualche evento. Per fare il report. Eco Golf India Charlie, giusto. Siamo partiti che erano le 10 qualcosa, quindi le 21 e 20. E siamo atterrati alle 23:10. Quasi 2 ore di volo? Sì, ci sta. Sì, ci sta, quasi 2 ore di volo. Quasi 2 ore di volo, ragazzi.
giusto. Sign, yes, al facciare di sera. Remarks. No. Mandato. Io ragazzi, già che c'è Bianconi, io volevo far vedere cosa volevo fare. Vorrei fare un VFR, un IFR. VFR è l'anima. VFR ci salverà dal Covid. Ah, questo è quello di domani. Che se c'è qualcuno che se la sente di farlo con IFR, lo facciamo. Questo è figo. Dalle 8 alle 11. Quindi vediamo cosa fare. E lo possiamo fare. Però a me piaceva questo. Ditemi che state vedendo, perché se no divento matto. Ok, intanto chiudo Flight Simulator e lo scollego. Ok. Guardate questo, che bello. Questo praticamente porta. Innanzitutto dura fino a marzo, quindi, perché la mia paura era che, cavoli, ci ingabugliamo dentro un tour che finisce a dicembre. Volevo fare lo skill tour della Svizzera, che è molto bello, però tassativamente chiude entro fine anno e ho detto va a finire che qua, siamo già 17 novembre oggi ragazzi, e va a finire che non riesco a farcela. Questo qua secondo me è figo da fare. Sono tutti aeroporti complessi. Per certi motivi, atterraggio e decollo un po' difficili. Reggio Calabria, Samos, Figari. E poi non è solo in Italia, cioè ci giriamo l'Europa. Figari, Tivat, Innsbruck, Skopje, Nizza, Jersey, Klagenfurt, Bastia, Adam, Poprad, Salvazza, Gibilterra, Madeira. Eh sì, però quello svizzero chiudeva proprio il 31. Questo c'è scritto che chiude a febbraio, ma se l'hai già iniziato puoi chiuderlo a marzo. Madeira, Lisbona, Lisbona, Firenze, Firenze, La Rochelle, La Rochelle, Spalato, Spalato, Fedischhafen, Fedischhafen, Reggio. Questo secondo me è molto bello. Si può fare con i jet categoria BCD, quindi tipo la 320 lo puoi usare, robe così. Pistoni e turboprop. Io pensavo di farlo col TBM. Alcuni voli magari sono un po' lunghi, tipo il Lisbona-Firenze sarà un 4 ore, però facciamo come se facessimo un lungo raggio. Quindi ce li facciamo così. Sono 20 voli, secondo me è un bel contenuto questo da fare, perché questi hanno tutti avvicinamenti o decolli particolari. E questo diceva era bello fare anche in shared. Questo si può fare, poi possiamo anche fare qualche tratta in shared, non è che deve essere tutto il tour fatto in shared. Però se qualcuno di voi che ha delle basi di FR, ok, e conosce un po' l'aereo, possiamo farlo volentierissimo. C'è il briefing, finito il login, lo so bene. E vabbè, comunque il briefing non dice niente di particolare in realtà. Andiamo. Dalle tratte, fly plan, sì, i livelli di volo, mi raccomando di farli pari e dispari giusti, non usare diretti e basta, insomma, solite cose che vengono dette. 27 novembre a Tbilisi in Georgia. Ah, ce n'è di 20 belli, ce n'è, quindi. Comunque, domani siamo a Catania. Questo non ho capito. Eh sì, ho questo qua, il Dual Wheel Bridge ad Atene, che mi piaceva un sacco. Non ho capito se lo fanno. Questo è quello di domani. Io ho fatto. Ok. No, vabbè, questo
questo non è per fare quello. Quindi l'altra cosa che resta è di vedere. Aspetta. Questo è l'IVAO, questo download l'abbiamo fatto. Qualcuno sa perché abbiamo fatto il volo dell'evento di ieri domenica, che era l'online day di tutto il Continental Day. Quindi io credo che uno possa entrare qua e fare il report per Pilot Event Award. Quindi dovrebbe essere questo qua, dove si va a mettere qua che abbiamo volato da... però non posso mettere questo, quindi glielo scrivo qui. Scrivo Lima India Mike Juliet, Lima India Mike Foxtrot. Abbiamo fatto... E bianco di... bravo. Ecco, ora si inizia, bella domanda. To get rewarded, depend on the front, check what the message. Ok, cos'è questo bianco? Adesso me lo devo studiare. Ah, per fare il report, ok. Pilot Award. Super. Domani penso iniziare 9:30. Non lo so, devo vedere un attimo com'è la giornata di domani, come si svolge. Ok, quindi io faccio Continental Online Day, consign questo. Devo mettere qua l'aeroporto di partenza e arrivo, perché ho fatto due voli qua. Non so perché ho così tanto delay tra la chat che leggo e la... come si dice, il mio messaggio, perché voi lo sentite giusto. Però io prima che mi arriva la vostra risposta ci vuole sempre 20-30 secondi. E già il delay in Twitch l'ho messo giusto. Oh, siamo partiti a 49 follow e finiamo a 49. Ma tipo ieri io ho fatto da Locarno, a Aosta, e poi ho fatto da Genova a Torino. Ragazzi, quando sapete lì cavo a memoria, ho detto è ora di dare una tregua. Li metto così e devo fare due report secondo te? O se no vieni, cioè, vedo nel Discord e parliamo, non è che devi scrivere per forza. Sono nella lounge se vuoi. Quindi ho fatto due voli, metto due voli così, ok. Mando? Metto ok per mandare. Ta 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 ta. Ok. Però perché non c'ho... E io ho fatto anche quello del... come si chiama? Cioè, guarda, io ho fatto anche... quello che siamo andati a Istanbul. Quindi io ho fatto questo qua che è stato accettato. Quindi coincide, è un pilot event anche questo.
Quindi i prossimi li metto di là, ok. Quanto ho capito. Aspetta che mi salvo questa pagina. Salvala in IVAO. Ok. Relay Award. My Reports. Qua me ne dà soltanto uno. Esatti, sì, no, ok, penso che siano solo quelli messi in questo portale. Ci arriveremo. Qui domani che c'è questo evento qua, e dovremo fare anche quella roba. Ok. Quindi tour, ragazzi, volevo iniziare per chiudere il discorso. Direi di fare un po' di FR con lo skill tour. Se vi gusta l'idea, lo facciamo. Sono 20 tratte, quindi niente di che. Diciamo in 2 mesi lo portiamo a casa. 2-3 mesi, toh, esagerare. Contando che mettiamo dentro anche altri eventi e altre cose. Invece la prossima tratta, che sarà mercoledì dell'Amazzonia, siamo arrivati a Itacoatiara, pronunciabile. Dobbiamo continuare a seguire il Rio delle Amazzoni. Lo seguiamo di qua fino... Sì, come chi lo pronuncia questo? Tupinambarana Island. Dobbiamo sorvolare e atterrare al lago d'Urua. Che è questo qua. Va bene. Perché il nostro biologo ovviamente deve prendere dei campioni di piante, va bene? E poi procediamo a Sierra Whiskey Papa India. Follow from 1 to 2 and after 3-2 is the place of landing on the river. Ah, vuole proprio il punto preciso. Ma no, ok, no, non è vero, ok. Vuole che atterriamo lì e poi andiamo qua, va bene. Poi guardate, cioè ogni tratta abbiamo la nostra cartina, sta cosa è carina, devo riconoscerli che l'hanno fatta bene. Quindi lo mettiamo lì. Adesso c'è un po' di traffico qui sulla nostra... dove siamo arrivati noi, che siamo arrivati qua. Il meteo ha tenuto, alla fine avete visto che non è degenerato così. Qui sta degenerando invece tra Messico e Colombia. Sì, dai, adesso chiudo anche io. Direi che invece mezzo è un buon orario, quindi... Ragazzi, che oggi è andata, domani nel pomeriggio forse apro Torre. Forse Genova domani, se è libera. Genova o Torino. Un attimo Malpensa stare, perché oggi mi ha tirato un po' scemo con tutte le seed da fare. Più che le seed, le transition e poi domani sera andiamo a fare l'evento di Catania. Se seguite sul Discord, sul Telegram, dove abbiamo aggiornamenti su che orario esattamente partire, quindi se non avete i link, punto esclamativo social e li trovate. Detto questo, direi che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, quindi vi saluto, buonanotte e... come impazzito. Buonanotte e basta, ragazzi. Lascio un po' di bossa per chi vuole sentirsela ancora. Ok, ciao ragazzi.